Sono sempre gravissime le condizioni di Annabella Benincasa. I NAS hanno sequestrato il registro operatorio nella struttura privata in cui è stato effettuato l'intervento chirurgico. All'esame dei carabinieri dosaggi e tipologia di farmaci anestetici utilizzati, ma l'ispezione è avvenuta ben 11 giorni dopo e questo preoccupa gli investigatori. Sopralluoghi qui nella struttura anche domani con verifiche nei reparti ed esame dei macchinari. Il marito di Annabella oggi ha parlato a lungo con i medici nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove la moglie, 35 anni, madre di una bimba di 5 anni, è stata trasferita dopo l'arresto cardiaco. Presto saranno interrogati i sanitari che hanno operato Annabella, ma all'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere se ne affiancano altre, quella del Ministero della Salute, quella della Commissione della Camera dei Deputati sugli errori in campo sanitario. Sulla vicenda poi interviene il Codacons. Da anni abbiamo chiesto un giro di vite sull'abilitazione delle strutture autorizzate agli interventi estetici. Gli errori banali, una mancata lettura di un'ecografia, un intervento chirurgico magari semplicissimo nella ginecologia, nella chirurgia, errori che aumentano sull'oncologia, magari uno non si accorge che quella persona ha un tumore e interviene troppo tardi. Però molto spesso non sono errori eclatanti, sono proprio quel ripetersi di atti di disattenzione e negligenza che sono veramente quello che fa scoppiare la rabbia del cittadino. Sviste fatali e scarsa organizzazione dunque. Sono tra i 30.000 e i 35.000 l'anno i casi di mala sanità nel nostro paese. Persone che entrano in ospedale malate sperando di uscirne sane e che invece portano a casa, nella migliore delle ipotesi, danni irreparabili che potevano essere evitati. A una signora bolognese hanno asportato il rene sano anziché quello malato. Perché? Per un caso di omonimia le sue radiografie erano state scambiate. La signora è morta. Un 80enne è deceduto dopo essere caduto da un'autoambulanza a Bari. E ancora una donna è morta di tumore in Trentino perché non aveva ricevuto il risultato del PAP test fatto più di 6 mesi prima. Noi abbiamo fatto un accordo con i chirurghi, che sono i primi imputati da parte dei cittadini, e abbiamo fatto questa carta della qualità in chirurgia. Hanno già aderito 114 reparti di chirurgia che si impegnano ad avere dei comportamenti più sicuri. Nessuno vuol mandare i medici in tribunale né prendersela per principio con gli ospedali, ma certe cose si possono evitare.